Amici sportivi di EndoChannel, oggi siamo in Trentino, in Alpe Cimbra e finalmente andremo a conoscere la mia specialità, la mountain bike orientamento. Che cos'è? È uno sport nel quale sostanzialmente non bisogna perdersi. E l'Alpe Cimbra è il nostro luogo ideale di allenamento, nonché candidata alla Coppa del Mondo di Orientieri 2023. Lo faremo con due ospiti d'eccezione, due atleti della squadra nazionale di mountain bike orientamento, che sono Luca Dalla Valle e Fabiano Bettega. Volkswagen. Luca, leggenda dell'Orientieri italiano, pensate che ai campionati mondiali ha vinto 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi, nonché innumerevoli titoli italiani. Fabiano, astro nascente, erede di Luca Dalla Valle, specialista delle sprint, 5º posto al penultimo mondiale in Danimarca per soli 18 secondi dall'oro, quest'anno 10º in giugno in Finlandia e attuale campione italiano sprint in carica. Orienteering, spieghiamo ai nostri amici di EndoChannel un po' come funziona il nostro sport. L'orienteering è uno sport in cui è necessario avere una mappa e la bussola. Nella mappa è segnato il nostro percorso, dove dobbiamo passare in dei punti di controllo che sono rappresentati nell'ambiente con un flag, si chiama bianco e arancione, e vince chi completa questo percorso nel minor tempo possibile. Luca, spieghiamo ai nostri amici sportivi di EndoChannel il segreto per vincere una gara di orientamento. Non esiste un vero e proprio segreto, è molto importante essere in forma fisicamente e oltre a questo è necessario spendere molto tempo con la cartina, perché in questo sport è cruciale la velocità di lettura per passare da un punto di controllo all'altro nel minor tempo possibile. Alpe Cimbra, luogo ideale per fare orientamento con la sua fitta rete di sentieri, ma non solo. I sentieri sono stupendi e va bene per fare mountain bike orientamento, ma la corsa orientamento che si fa al di fuori dei sentieri, in questi boschi, è proprio una meraviglia. Oggi non faremo un vero e proprio allenamento di mountain bike orientamento, ma insieme a Fabiano e Luca, che conoscono benissimo questi posti, andremo a scoprire tutte le bellezze dell'Alpe Cimbra. Un percorso di circa 25 km con 800 metri di dislivello che si sviluppa tra Folgheria e il lago di Lavarone. Ragazzi, siete pronti? Andiamo! Sì, siamo pronti! Abbiamo attraversato un bosco stupendo e siamo arrivati qua, alla segheria del Main, così chiamata dal soprannome della famiglia proprietaria, che erano i Tezzele Meigen. L'ultimo segantino è stato Ottorino Tezzele, che ha mantenuto l'opificio in funzione fino al 1975, soprattutto soddisfacendo i fabbisogni locali. Le operazioni di segagione potevano essere effettuate quando la ruota era libera dal ghiaccio e anche quando la portata d'acqua era adeguata, quindi principalmente in primavera ed autunno. Il periodo di maggior utilizzo di questa segheria è stato il periodo fra le 2 guerre mondiali. Abbiamo percorso una parte del sentiero dell'acqua, un sentiero alla portata di tutti, e siamo arrivati al mulino Kuel, nel piccolo villaggio Kueli. È un mulino d'acqua che si affaccia sul torrente Vespo ed è stato utilizzato dal 1882 fino agli anni 50. Il mulino Kuel ha 140 anni di storia. Qui potete vedere la macina che veniva utilizzata per gran parte dei cereali, mentre sulla destra vediamo il pessin dell'orzo, come dicono in Trentino, che veniva utilizzato per macinare l'orzo prodotto qua, a San Sebastiano. La particolarità è che era necessario calibrarlo perfettamente perché ci vuole una grande maestria per macinare l'orzo, è davvero molto difficile.
Qua vediamo il setaccio che presenta diversi tipi di trama in modo da ottenere diversi tipi di farina. All'inizio si otterrà quella più grezza, mentre andando avanti con la lavorazione si ottiene la farina più sofisticata e più sottile, che è poi il fiore. Vorrei farvi notare un particolare. Nel 1956 il proprietario del mulino, il signor Leonardo Kuhl, appese letteralmente il cappello al chiodo e chiuse il mulino per ritirarsi attraverso quella scaletta nei propri appartamenti. La famiglia invece si spostò a Carbonare, che è il prossimo paese del nostro itinerario. Natura, boschi, acqua, cosa c'è di meglio? Abbiamo percorso l'ultima parte del sentiero dell'acqua che termina a Carbonare ed è un sentiero con protagonista assoluto il torrente Astico e che si snoda tra antichi mulini e segherie. Lungo tutto il sentiero è possibile vedere delle bacheche illustrative che spiegano l'interazione tra l'uomo e il torrente che dura da millenni e addirittura ci sono testimonianze dell'uomo paleolitico che cacciava e pescava proprio lungo questo torrente. Sull'Alte Cimbra si parla ancora il cimbro, in particolare a Luserna. È una lingua che deriva dall'antico bavarese ed è una lingua millenaria. Come tutte le lingue antiche, mischia mitologia, cultura e ovviamente leggende. Una di queste leggende narra del becco di Filadonna, 2150 metri, ed è la cima più rappresentativa dell'Alpe Cimbra. Pensate che dalla sua vetta è possibile vedere addirittura la città di Trento, la Val Sugana, l'Adamello e i laghi di Levico e Caldonazzo. Per raggiungere questa cima dolomitica sono diversi punti di partenza. Si può partire da Carbonare, da Passo Sommo, dalla Pineta di Folgaria e Folgaria Ovest, oppure in prossimità del Valico della Fricca. Giunti in cima si può continuare verso il bivacco della Vigolana oppure verso la riserva naturale della Scanuppia. L'Alpe Cimbra è ricca di storia non solo dal punto di vista naturalistico ma anche culturale. Questo ne è un esempio, siamo all'interno del comando austro-ungarico dei Virtini e all'interno di una forra naturale, dove nella prima guerra mondiale si trovava il comando tattico di settore. C'era un edificio coperto con una serie di ricoveri a caverna e all'interno c'era una centrale telefonica che teneva costantemente in contatto i vari settori del fronte. La funzione di questo comando austro-ungarico era quello di coordinare le operazioni militari in atto appunto sull'Alpe Cimbra. Si narra che nel maggio del 1916 vi avesse trovato alloggio addirittura il principe ereditario Carlo d'Asburgo. Il comando austro-ungarico dei Virti è facilmente raggiungibile a piedi anche con bambini, quindi è una bellissima passeggiata. Anzi, Fabiano, tu che sei l'erede di Dalla Valle, vieni un po' a pedalare e allenarti, che io vado a prendere il sole. Bella vita così. Spingere, dai. Un'altra perla dell'Alpe Cimbra è il lago di Lavarone. Pensate che Freud e le famiglie aristocratiche viennesi trascorrevano lunghi periodi di vacanza durante la Belle Époque proprio al lago di Lavarone. Si trova a 1100 metri di quota ed è accessibile direttamente in macchina o con una piacevole passeggiata. Le sue acque cristalline gli hanno permesso di vincere la bandiera blu 2021. Ovviamente è balneabile in estate e in inverno è perfetto per lunghe pattinate. Il lago di Lavarone è quindi un'ottima meta per la vostra sosta dopo un bellissimo giro in bici. Si conclude qua la nostra giornata in Trentino sull'Alpe Cimbra, luogo ricco di cultura, di storia e di leggende, dove è possibile fare sport a tutti i livelli, ad alto livello come i nostri atleti, ma anche uno sport più rilassato oppure godersi semplicemente le bellezze di questo incantevole lago di Lavarone. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ci vediamo alla prossima puntata di Discovering.